Nell'antica Roma i matrimoni venivano celebrati quasi esclusivamente per motivi di tipo economico o per suggellare alleanze politiche. La matrona romana, oltre a non avere voce in capitolo per quanto riguardava la scelta del consorte, doveva assolvere esclusivamente il compito di cura della casa e non le era permesso avviare attività commerciali o ricoprire cariche pubbliche. La prima donna nella storia romana che riuscì ad abbandonare il ruolo di pedina e merce di scambio nei giochi politici di Roma e a ritagliarsi un potere quasi pari a quello di un uomo fu Livia Drusilla, la prima Augusta di Roma. Prima di vedere i dettagli della sua vita, vi ricordo che per supportare il nostro lavoro di divulgazione culturale potete iscrivervi al canale YouTube, magari attivando anche le notifiche con la campanella. A voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo, ve lo garantisco. Grazie mille. Livia Drusilla Claudia nasce il 30 gennaio del 58 a.C., una delle due figlie di Marchio Livio Druso Claudiano e di sua moglie Alfidia. Il diminutivo Drusilla lascia supporre che Livia fosse la secondogenita della coppia, ma non conosciamo la sorella maggiore. La famiglia appartiene alla gens Claudia, una delle dinastie patrizie più antiche e importanti di Roma, la quale conta nei suoi annali consoli ufficiali e senatori e la cui origine risale, almeno così vuole la leggenda, ai tempi di Enea, eroe troiano antenato di Romolo e Remo. Il padre di Livia, Marco Claudiano, è un ex pretore e un deciso sostenitore della Repubblica. Livia cresce negli anni in cui Roma è sotto l'influenza e il comando di Giulio Cesare, diventato dittatore nel 49 a.C. Cesare è temuto e inviso a molti, e fra i suoi detrattori figura anche il padre di Livia, Marco Claudiano, il quale lo considera una minaccia. Alle idi di marzo, Marco è dalla parte di Brutto e Cassio e insieme agli altri cesaricidi diventa nemico di Ottaviano quando questi viene nominato erede nel testamento di Cesare. Marco rimane leale alla sua fede anticesariana e si unisce alla schiera di Bruto e Cassio quando lo scontro con le truppe di Ottaviano e Marco Antonio diventa inevitabile. Anche in quella fazione bisogna cementare i rapporti, così Livia Drusilla diventa una merce preziosa che viene data in sposa a 16 anni a Tiberio Claudio Nerone, suo cugino, anch'egli schierato contro la fazione di Ottaviano Augusto. Dopo le nozze della figlia, il padre di Livia raggiunge i suoi compagni in Macedonia, siamo nel 42 a.C., dove Bruto e Cassio affrontano a Filippi le truppe di Ottaviano Augusto e Marco Antonio, perdendo clamorosamente. Anche Marco Claudiano muore e si toglie la vita prima di essere catturato dal nemico. Livia Drusilla partorisce il primogenito Tiberio già quell'anno, il 42 a.C. È affezionata al bambino, mentre per il marito più vecchio di lei di 30 anni prova solo indifferenza. Il marito, già, era stato prima un questore generale per Cesare e poi si era scoperto un avversario del dittatore dalla parte dei cesaricidi. Morto Marco Claudiano, l'autorità del pater familias su Livia, che era assoluta e comprendeva anche il diritto di vita e di morte, viene meno e la ragazza potrebbe anche separarsi, ma Livia resta fedele al mos maiorum che prescrive frugalità, castità e obbedienza al marito. Pensare che ha solo 16 anni. La famiglia di Livia all'inizio non viene toccata dalla vendetta della coalizione pro-Cesare, ma la calma dura poco. Dopo la formazione del secondo triumvirato, Claudio Nerone viene inserito nelle liste di proscrizione emanate da Ottaviano, Lepido e Marco Antonio per sbarazzarsi dei nemici di Cesare. Chiunque compaia in quelle liste viene condannato a morte insieme a tutta la famiglia. Livia, il figlio Tiberio, e il marito Claudio Nerone scappano in Sicilia per unirsi ai ribelli di Sesto Pompeo, da sempre ostile a Giulio Cesare e ai triumviri. Poi riparano in Grecia, dove vivono per più di un anno nella paura di essere catturati e uccisi. Ma a Roma in quel periodo le cose cambiano e in fretta. Nel 39 a.C. Ottaviano concede l'amnistia a tutti coloro che sono stati inseriti nelle liste di proscrizione e la famiglia di Livia è libera. Marco Claudiano torna a Roma con moglie e figlio e in quell'anno la giovane Livia, che è incinta di Druso e non ha ancora 20 anni,
vede per la prima volta il futuro Augusto di Roma. È un colpo di fulmine, almeno per il Princeps. Nell'ottobre del 39 a.C., poco dopo aver conosciuto Livia, Ottaviano decide di divorziare dalla seconda moglie Scribonia, ripudiandola il giorno della nascita della loro prima figlia Giulia, e fa divorziare Claudio Nerone dalla moglie. Pochi mesi dopo, Livia Drusilla dà alla luce il suo secondo bambino, Druso. A 3 giorni di distanza, il 17 gennaio del 38 a.C., Ottaviano sposa Livia, che viene condotta all'altare dal suo ex consorte Claudio Nerone. Sono circostanze che a noi moderni potrebbero sembrare strane, ma il matrimonio fra Claudio e Livia era stato di pura convenienza politica ed è improbabile che l'ex marito provasse un sentimento paragonabile all'odierna gelosia. Gli storici Svetonio e Dione Cassio sostengono che la decisione di Ottaviano di sposare Livia Drusilla sia stata dettata da un vero e sincero amore, ma è possibile che Ottaviano abbia scelto Livia Drusilla per una questione di convenienza politica. Il carattere della nuova moglie, calmo, composto e morigerato, ben si adatta al progetto di Ottaviano di riformare la società romana, riportandola agli antichi valori del Mos Maiorum. Livia Drusilla diventa la perfetta incarnazione della matrona romana e un esempio per le altre donne. Nonostante l'immensa ricchezza e il potere del marito, Livia insiste affinché come coppia mantengano una propria modesta residenza sul Colle Palatino, dove impronta uno stile di vita austero. Per intenderci, siamo lontani anni luce dalla Domus Aurea di qualche decennio dopo, con Nerone. Livia non ama truccarsi o indossare gioielli o abiti sgargianti, cerca di stare alla larga da feste smodate e mantiene una ristretta cerchia di conoscenze. Trascorre le giornate a cucire e a dedicarsi al giardino e all'orto della villa e in più si occupa di Giulia, la figliastra, che educa i valori del Mos Maiorum. Nel 33 a.C. l'ex marito Claudio Nerone muore e Tiberio, il figlio che aveva vissuto col padre, si trasferisce sul Palatino con la madre. Livia Drusilla cerca di costruire un rapporto sereno tra Tiberio e Augusto e proprio Tiberio diventa colui che viene considerato il nuovo Agrippa, ottenendo un'infinità di successi militari. Ottaviano spera che Livia possa dargli altri figli maschi, eredi diretti, ma la coppia non ha altri figli. Livia rimane incinta poco dopo le nozze, ma il bambino muore durante il parto. Dopo quell'evento la ragazza non rimane più incinta, con grande dispiacere di Augusto, che però ha diversi parenti cui affidare la propria eredità. Livia non ha figli e Ottaviano non la ripudia, ma è una compagna preziosa per l'imperatore, una persona della quale si può fidare e, anche se donna in un mondo estremamente maschilista, ottiene sempre più potere accanto al suo Augusto. Accompagna l'imperatore in viaggi in Oriente e diventa persino amministratrice delle sue finanze, un privilegio unico fra le matrone romane. Livia diventa proprietaria di miniere in Gallia, di palmeti in Giudea e di piantagioni di papiro in Egitto e crea una sua rete di protetti e clienti che sistema nelle cariche pubbliche più influenti di Roma. Prova dei successi della moglie sono i tributi di Ottaviano, impensabili fino a quel tempo nei confronti di una donna. Le fa erigere delle statue pubbliche che la raffigurano e fa costruire per lei una villa affrescata presso Prima Porta, lungo la via Flaminia. Ottaviano concede sempre più potere a Livia, la quale tenta di far entrare nelle grazie del marito anche i suoi due figli, ormai diventati adulti. Livia combina il matrimonio tra Druso e Antonia Minore, figlia di Ottavia, una delle sorelle di Augusto. L'imperatore concede ai due figliastri diverse cariche e celebra i loro successi militari in Germania, in Illiria, in Armenia e in molte altre province dell'impero. È Tiberio il figlio che ottiene maggiori successi, che guadagna i più grandi onori, ma Druso, oltre che valevole condottiero, è anche un uomo morigerato, degno figlio di tanta madre, e i precetti del Mos Maiorum evitano scontri familiari. Forse la fase più critica è quando Tiberio si autoesilia a Rodi, dove era stato tempo prima, chiede persino al Senato di poter espatriare perché Augusto e la madre non vorrebbero farlo andare via, ma quando decide di tornare nell'1 d.C., è la madre che riesce a intercedere presso il Senato affinché gli sia concessa la grazia.
Livia è dietro la vita e la carriera di tutti i suoi figli e trama e ordisce per la prosperità della sua famiglia. È dietro anche al matrimonio fra Giulia, figlia di Ottaviano, e Tiberio stesso, che deve sposarla per dovere di patria, rinunciando alla moglie, che amava moltissimo, Vipsania Agrippa. Ce lo descrive Svetonio nella sua Vita Tiberii: «Non sine magno angore animi, non senza tanta angoscia dell'animo». E per evitare riavvicinamenti di Tiberio, Ottaviano fa sposare Vipsania con Gaio Asinio Gallo, un senatore. La mossa di Livia di far sposare il figlio e la figliastra era stata orchestrata per far diventare Tiberio l'erede naturale di Ottaviano Augusto. Erano stati molti gli eredi valutati da Augusto alla successione. Fra questi, l'erede designato, Marco Claudio Marcello, primo marito della figlia Giulia, che muore però a 23 anni. Poi c'è stato Agrippa stesso, secondo marito di Giulia, ma morto anche lui prima di Augusto, nel 12 avanti Cristo. Ci sono poi altri due nipoti di Augusto, Gaio Cesare, morto a 23 anni per una ferita, e poi Lucio, ucciso da una malattia. Soprattutto dietro queste due morti si sospetta, si celi la mano lunga di Livia Drusilla, ma si tratta di voci di popolo, oggi è impossibile verificare la realtà storica. Ottaviano dopo di loro nominerebbe Druso come proprio erede, fra l'altro erano in molti a dire che fosse figlio naturale di Augusto e non del primo marito di Livia, Marco Claudiano, ma Druso muore dopo una caduta da cavallo. Ad Augusto rimane quasi solo una scelta, deve designare suo erede Tiberio, il figliastro che tanto si è distinto come condottiero militare. Gli affianca uno dei figli di Giulia, Agrippa Postumo, in modo che possano governare insieme, ma questi viene coinvolto in uno scandalo che porta il Senato a esiliarlo da Roma. Morirà ucciso da un centurione il giorno della morte di Augusto, per evitare qualsiasi tipo di pretese o rivolte delle legioni. Anche in questo caso Livia viene sospettata di aver orchestrato una congiura contro Agrippa e, come sempre, rimane una voce non verificata. Nel 14 avanti Cristo, Ottaviano si trova a Capri, dove ha fatto arrivare Tiberio per discutere su come riorganizzare le province dell'Illiria. I due raggiungono Nola e Tiberio parte, ma dopo poco viene richiamato. L'imperatore è in fin di vita. Livia Drusilla gli è accanto, come sempre negli ultimi 50 anni. Pochi istanti prima di morire fra le sue braccia, le sussurra: «Livia, vivi nel ricordo del nostro matrimonio e addio». La perdita del marito è un colpo per Livia, che trascorre i 15 giorni successivi di lutto in preda alla disperazione. Augusto lascia la metà del suo patrimonio a Tiberio, un terzo a Livia e altre parti ad altri parenti e molti milioni di sesterzi al popolo romano e alle legioni, vero cuore pulsante di quella che era stata la sua forza. Di più, adotta legalmente come sua figlia Livia per permetterle di entrare a far parte a pieno diritto della gens Iulia e ricevere il titolo di Augusta, un'onorificenza unica che consente a Livia di mantenere il suo status di imperatrice. Dopo il lutto, Livia Drusilla, che ora si chiama ufficialmente Giulia Augusta, torna a Roma con il figlio Tiberio, che la incorona con il titolo di Mater Patriae, madre della patria. Tiberio accetta quasi costretto dal Senato il ruolo di imperatore e avrebbe preferito un potere più collegiale per gestire quell'immenso territorio, e Livia gli è sempre accanto. Ma la donna a Roma diventa praticamente una regina, fa erigere una statua ad Augusto e nell'iscrizione il suo nome compare prima di quello di Tiberio, una cosa di un'arroganza inaudita, e lui va a vivere a Capri per non avere modo di scontrarsi con la madre. Livia rimane a Roma come una dea in terra, anche se mantiene una condotta morigerata e accorta. Segue una dieta rigorosa per rimanere in salute, si sottopone a trattamenti di bellezza e a uno stile di vita sanissimo. Si sente male già nel 22 d.C. e Tiberio la raggiunge da Capri, ma poi guarisce. Quando nel 29 si sente male di nuovo, però questa volta muore, Tiberio non solo non la raggiunge, ma ritarda talmente il suo arrivo a Roma che il corpo, ormai in putrefazione, deve essere tumulato. Tiberio incarica il nipote Caligola di pronunciare il discorso funebre in sua vece, ma fa di più.
impedisce che la madre venga divinizzata, ne fa annullare il testamento e le sue volontà vengono del tutto disattese. Quel figlio per cui si era tanto prodigata sostanzialmente la ripudia, chissà se ne aveva avuto buone ragioni o meno. Livia sarà poi divinizzata dal nipote Claudio nel 42 a.C., con una statua nel tempio di Augusto e con dediche durante i giochi pubblici. Livia Drusilla fu una donna straordinaria per il suo tempo, una donna che per prima nella storia romana riuscì a conquistare un potere pari se non superiore a quello di un uomo. Pensiamo al periodo in cui fu Augusta a Roma senza il figlio imperatore. Un traguardo che però raggiunse al prezzo di congiure e dell'affetto dei suoi cari. Thank you.